Il codice italiano per la qualità delle statistiche ufficiali è uno strumento di autoregolamentazione che discende dal codice delle statistiche europee. Uno dei principi fondamentali del codice è l'adeguatezza delle risorse. Un ufficio comunale di statistica strutturato e professionalizzato, formato da un nucleo stabile dedicato in via esclusiva a questa funzione, non è solo in grado di guidare l'amministrazione a districarsi e ad interpretare correttamente i dati disponibili, ma è anche in grado di progettare gli strumenti necessari ad ottenere le informazioni eventualmente mancanti, che a mio avviso è la corretta declinazione del concetto di conoscere per decidere. L'indipendenza professionale degli uffici di statistica da interferenze esterne, politiche o di altra natura, nello sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche è sancita dalla legge e dal codice. La vigilanza su questo aspetto garantisce la credibilità della statistica ufficiale, la qualità delle decisioni assunte basandosi sulle informazioni fornite, e in ultima analisi il controllo democratico sull'operato dell'amministrazione. Il nuovo codice italiano per la qualità delle statistiche ufficiali viene pubblicato a 30 anni dall'adozione dei principi fondamentali per la statistica pubblica da parte di UNECE. Recepisce ciò che in numerose occasioni si è rivelato un'arma vincente, aumentandone il livello di priorità, cioè il coordinamento e la cooperazione all'interno del sistema statistico nazionale. Coordinamento e cooperazione di fatto già esistenti tra alcuni degli attori coinvolti, gli stati in primis, e dei loro rappresentanti, inclusa l'Associazione degli Uffici di Statistica dei Comuni Italiani, USCI, e anche l'ANCI, ma che dovrà necessariamente ampliarsi per consentirsi di affrontare nel migliore dei modi la sfida della ripartenza e la gestione dei fondi del PNRR. Alcuni esempi di progetti realizzati in partnership verranno presentati al convegno nazionale dell'Associazione degli Uffici di Statistica dei Comuni che si terrà a Roma a fine aprile. Il codice diventa ancor di più una guida per lo statistico ufficiale, fornendo la direzione che dovrà essere presa dall'intero sistema statistico nazionale.